Niente regali. Oh, lo sai che questa non è la regola. E noi cambiamo le regole. Così la gente dirà che Babbo Natale premia solo i bambini e le bambine buone. E così dovrebbe essere. Va bene. Duli, prepara una lista dei buoni e dei cattivi. Sì, signore. Ah, mi raccomando, non essere severo. Le mie due renne, Donner e Blitzen, arrivano dappertutto. Andiamo, Anya, sbrighiamoci, altri bambini aspettano al di là della foresta. Capitano Toro Bill Kelso dell'esercito degli Stati Uniti. A rapporto è fiero, sono il primo americano che ha battuto un aereo giapponese sugli Stati Uniti continentali. Ah sì, un aereo giapponese? Sì signore, un Mitsubishi Zero signore. C'è tornato un po' di quel ferraccio che gli abbiamo venduto noi. L'ho mandato di scoppio nel fondo dell'inferno giallo. È giunto un rapporto su un aereo che è precipitato ai pozzi di Katrami. Deve essere quello. Cosa le avevo detto? Ma certo che era giapponese. Non gli avrò tirato giù uno nostro, Non ci giurerei. Molti di questi alberi erano amici miei, creature che conoscevo da quando erano noce o ghianda. Uno stregone dovrebbe avere più criterio. Non esiste una maledizione in elfico, entese o nelle lingue degli uomini per una tale perfidia. Non mi resta che vedermela con Isengard stanotte, con sassi e pietre. Lei si chiama Isabeau d'Anjou. Suo padre era il conte d'Anjou, un temperamento violento. Morì facendo strage di saraceni in Antiochia. Lei venne a vivere con un cugino, credo che fosse, ad Aguillon. Non dimenticherò mai la prima volta che la vidi. Era come se avessi guardato... il volto dell'amore. Ah, anche tu. Sì, eravamo tutti innamorati di lei in qualche modo. Persino sua grazia il vescovo non riusciva a pensare ad altro. Qui, ragazzi, sopravvive solo il più forte. E dopo quello che è successo in città, non credo che siamo molto forti. Capo, ma lei non si arrende, vero capo? Certo che no. Ah. Ho una fede incrollabile nella vittoria. Beh, ho qualche incertezza, ma fondamentalmente sono ottimista. Ora io so che la commissione verrà a osservarci qui e in azione... al ballo di beneficenza della polizia. Quindi non dobbiamo mai disonorare la nostra gloriosa uniforme. Che stavo dicendo? Rompete le righe! Esatto! Lei, prete, vuol fumare? No, grazie. E dà fastidio se fumo io? No, affatto. Jen? Sì, signore. Chiedi al prete se vuol bere qualcosa. Oh, un bicchiere d'acqua andrà benissimo, grazie. Vado a prenderlo io! Ma cosa avete combinato? Cos'è questo casino? Non siamo stati noi! Non mi dire bugie, sai? La prego, non picchi la bambina. No, papà! Senti, prete, non sono fuori tuoi, capito? Tratto i miei figli come mi pare a me. Fa quello che devi fare, poi aria! Non sono venuto per parlarle dei bambini, Brooke. Sono venuto per Ridge. Ci sono cose che lei ignora, cose che Ridge vuole tenere nascoste. Oh, secondo lei Ridge avrebbe dei segreti per me. Allora comincerò col dirle che Ridge Forrester non è per niente l'uomo che lei crede. Oddio, questo è ridicolo. Se ne vada, esca dal mio ufficio. In effetti, Ridge Forrester non è affatto un Forrester. Ridge Marone è mio figlio. Manda le tue truppe a difendere il mio popolo. Ci fu. Sì, maestà. Notifica avvisi di arruolamento in tutte le province. Arruola le riserve e il maggior numero possibile di reclute. Non voglio correre rischi, generale.
Un solo chicco di riso può squilibrare la bilancia. Un solo uomo può segnare la differenza fra la vittoria e la sconfitta. Dunque, allora, ditemi tre cose che i greci hanno fatto per primo. Astronomia, filosofia e democrazia. Bravo, molto bene. E ora ditemi una parola, qualunque parola, e io vi dimostro come la radice di quella parola è greca. Che ve ne pare di arachnofobia? Arachni, che viene da parola greca, vuol dire ragno. E fobia, e fobia, significa paura. Perciò paura dei ragni. Ed ecco qua.